Salve ragazzi, Bullinguè sono io, sono amico amici di cui parlo e oggi siamo ritornati con questo video. Allora, a distanza di un mese e mezzo, 2 mesi circa, siamo ritornati con la seconda parte del come sarebbe stato il mondiale con l'Italia. Allora, vi illustro subito che cosa è successo nella prima parte. Nella prima parte, allora, abbiamo passato i gironi senza giocarli, poi dagli ottavi in poi abbiamo giocato, abbiamo battuto il Brasile con un clamoroso 6-1, poi abbiamo battuto l'Inghilterra ai quarti 3-2 e adesso oggi dobbiamo affrontare la semifinale e finale. In semifinale, se ci arriviamo in finale, in semifinale affronteremo la Francia dei campioni del mondo, la Francia campione del mondo. Allora, andiamo a fare subito la formazione. Chiellini è infortunato per 3 settimane, quindi mi sa che forse salterà. Cioè, salterà la semifinale, forse anche la finale se ci arriviamo. Poi mettiamo Cutrone, poi mettiamo Insigne al posto di Cutrone. E poi mettiamo Verratti al posto di Parolo. No, che Pellegrini, ma dove? Scusate, Verratti al posto di Parolo. Ok, questa è la formazione per affrontare la Francia. Con Buffon in porta, in difesa Darmian, Bonucci, Rugani e Florenzi. A centrocampo Verratti, Jorginho e Buonaventura. Mentre in attacco Insigne, Verdi e Immobile. E andiamo ad affrontare la Francia. Ah, eccoci qui. Saint Petersburg Stadium, fondato nel 2017, costruito nel 2017, 67.000 posti, ospiterà la semifinale Francia-Italia. Ci vediamo in campo, signori. Eccoci Sono arrivate per cui. qui. Fino alle frontiere del mondo, vogliono Francia-Italia, aprire ore qualcosa del mondo, 21. vogliono fermarsi Si ora. gioca a Cambiano strategia San per impedire un Pietroburgo. mondiale aperto di questa Si sfida. gioca allo stadio Il sogno di diventare campione indolgono i giocatori. dello Osserva ora. Zenit. È Bella iniziata la azione. partita. Pronto per questo match. Francia-Italia, semifinale dei Immobile, mondiali. tecnico Inseguito da argentino, sia Matuidi. una punta di peso Qui e un Giorginio la giocatore mette. importante Perso per la difesa. Immobile! Ora Traversa, però è fuori Immobile si gioco, rimette in mannaggia. posizione. C'è la posizione di offside. Fuori gioco. Potrebbe incidere in maniera determinante sul risultato finale. C'è Se ne è prima spazio per escluso la l'Italia. Francia, poi recupera Florenzi. Poi Verratti al l'Italia con posto di Verdi. Ciak. Verdi, Immobile. Immobile. Immobile, attenzione, la palla Si arriva a va in tiro. Buonaventura! Si va in Italia in tiro. vantaggio! Secondo Jack, sull'Italia. Buonaventura, al dodicesimo la sblocca lui. Francia 0, Italia Questo momento 1. potrebbe cambiare il tempo Vediamo del l'azione, quello mondiale. qui Immobile voleva tentare il cross, poi è stato murato Cacciato da Sidibé, poi dall'Inghilterra. palla che arriva a Buonaventura. Molto bravo. Sinistro a battere gli Lloris. Francia 0, Italia 1. Si ricomincia. Palla in out. Sarà fallo laterale. Verratti. Sono Insigne, il filtrante verso Immobile. Immobile. Attenzione, Immobile, Immobile. Immobile, il passaggio verso Verdi. Raddoppio Italia 2-0. Siamo verso la finale. 16 minuti di solo azzurro. Francia 0, Italia 2. Simone Verdi. Eccolo Il portiere c'era qui, rivediamo l'azione. Ottimo passaggio di Immobile verso il giocatore del Napoli. Qui Francia 0, Italia 2 al 17esimo del primo tempo. Darmian ancora recupera. Sono Insigne. Il passaggio verso C'era Immobile. Immobile. Provano gli azzurri. Immobile attende un suo compagno di squadra. Bonucci. Bonucci. Bene, Buonaventura. Buonaventura. Buonaventura inseguito da Kanté. Ancora Buonaventura. Il cross Traiettoria verso verticale. Verratti di testa. Abituato Fuori. ai suoi limiti di Mannaggia se gioco segnava di aereo. testa per la seconda volta. Deve averla colpita male, credo. Matuidi. Varane. Buono l'1-2. Dembélé. Un'altra buona giocata. Mbappé. Visione Dembélé, il Dembélé. tiro! Ora trova Palla che Buffon. finisce Buffon fuori. respinge. Primo Si squillo della sincronizza con il Francia. difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. Jorginho. Florenzi. Occhio sempre all'area di Florenzi, il rigore. passaggio per Verdi, attenzione Verdi, Verdi, il cross a Spazzato via dentro Matuidi la in rete. calcio d'angolo. Palla spazzata in
Corner per l'Italia, Florenzi. La mette in mezzo. Rugani di testa! 3-0 per l'Italia! Francia sotto shock! Al 41esimo è Francia sotto shock, Italia show! Francia 0, Italia 3, Rugani! Finisce qui il primo tempo di Francia-Italia, 3-0 per l'Italia che sta giocando un buon calcio. E adesso ci vediamo al secondo tempo. Batte l'Italia all'inizio del secondo tempo di Francia-Italia, 3-0 per gli azzurri grazie alle reti di Immobile, Berdi e Rugani. Attenzione, è partito Mbappé, attenzione Mbappé, 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 esterno della rete. Sbaglia il giocatore del Paris Saint-Germain, la possibilità di accorciare le distanze per la Francia. Se ne recupera l'Italia, Verdi. Attenzione Verdi, Verdi finta. Il cross verso Buonaventura di testa e un'altra traversa, attenzione Immobile di testa, Lloris. Italia vicinissima al 4-0. Attenzione, attacca la Francia con Mbappé. Matuidi, attenzione Matuidi, passaggio per Griezmann. Griezmann, Buffon! In calcio d'angolo. Corner per la Francia, Lemar. Il cross, il colpo di testa debole. Di Dibé, facile parata per Buffon. Attenzione Mbappé, Mbappé, ancora Mbappé, attenzione Mbappé, Mbappé, fuori, ancora esterno dalla rete, le sbaglia tutte Mbappé. Attenzione Griezmann, 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 il passaggio per Mbappé, attenzione Mbappé, sinistro, fuori, mamma me le sta sbagliando tutte. Kylian Mbappé. Attenzione qui, commette fallo Parolo. Sarà punizione per la Francia, Griezmann. Griezmann finta. Dembélé, il passaggio per Pogba. Ci prova Buffon. Altro miracolo nel portiere del Paris Saint Germain. Attenzione Dembélé, la mette in mezzo. Attenzione Belotti, Belotti, passaggio per Insigne, attenzione Insigne, Insigne, il destro, Lloris, Verdi e sbaglia incredibilmente a porta libera. Incredibile, che cosa ha sbagliato Verdi, vabbè comunque siamo sempre 3-0, però la volevo chiudere ancora di più questa partita, vabbè. Fine della partita, scusate, l'Italia è in finale dei mondiali mentre la Francia si giocherà la finale per il terzo e quarto posto. E adesso ragazzi andiamo a vedere chi sfidiamo in finale tra Portogallo e Germania. Ok ragazzi, eccoci qui, vediamo un po' Francia-Italia, 3-0 per l'Italia, vediamo un po' chi sfidiamo in finale. La Germania, Italia-Germania, intanto si è disputata Francia-Portogallo la finale per il terzo e quarto posto. È finita 1-0 per il Portogallo. E dunque adesso andiamo a fare la formazione. Vediamo un po' se Chiellini ha recuperato. No, ancora no. Purtroppo, vabbè, comunque questa è la formazione per la finale contro la Germania. È sempre la stessa contro la Francia, con Buffon in porta, in difesa Darmian, Bonucci, Rugani e Florenzi. A centrocampo Verratti, Jorginho, Bonaventura. In attacco Insigne, Immobile, Berdi. E andiamoci a prendere questo mondiale ragazzi. Partita che vale una carriera intera, 90 minuti, chi alzerà la coppa? Pronti a seguire questa sfida su EA Sports. Unesima edizione di mondiali, non prima di aver... Mosca, Luzhniki Stadium, ore 18. Un saluto da... Si gioca Italia-Germania. Finale dei mondiali. Andiamo ad ascoltare l'inno, l'inno dell'Italia. Superando ogni ostacolo, vedremo chi riuscirà a scavalcare anche l'ultimo e portarsi a casa la coppa.
Ok, ascoltato l'inno dell'Italia, adesso ascolteremo quello tedesco, la Germania. Non mi c'è neanche dire. Vengono da una vittoria in trasferta che certamente avrà dato morale. Vogliono Vabbè. dimostrare col 3-0 conquistato nel turno precedente Batte di la non essere Germania, è ancora iniziata la finale dei mondiali, arrivati alla vittoria sufficiente. Italia-Germania. Müller supera il marcatore. Attenzione, Ozil. Ozil. Sono Ozil, ci prova! Sinistra che finisce fuori, primo squillo dalla Decisivo Germania. l'intervento del difensore. Va profondo Attenzione, Draxler. Stindl. Stindl la Passa mette verso dentro. Müller! Passa. Germania in vantaggio. Palla dentro l'avversario. Prima a rompere gli indugi. La Grandissima Germania dopo parata. una serie di passaggi trova il corridoio giusto per Stindl che la mette verso Müller che non sbaglia, Passa porta dentro libera. Draxler. Peccato Italia arbitrale. 0, Sbaglio Germania clamoroso. 1. Punto col piede a terra sicuro. Lascia lo Müller. stacco al portiere. Si ricomincia dunque, dopo la 17° fermata che minuto. conduce. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Attenzione Insigne, il passaggio verso Prova dagli Immobile, azzurri. Immobile. Ha spazio per Immobile andare. finta, superare Boateng, Si attenzione centra. Immobile, Immobile. Destro Immobile! giro! Recentro e gol del Pareggio pareggio. dell'Italia, noi non ci Un incredibile arrendiamo, noi non ci equilibrio. arrendiamo. Altre emozioni da Non molliamo commentare. mai. Pronto a scommetterci. Italia 1, Germania Una 1, partita pareggia, Ciruzzo interessante. Le squadre immobile, iniziano bellissimo ad destro essere ben giro, vicine alla partita. imparabile Gol per decisivo in questa Neuer. altra angolazione. Vala a prendere, Neuer, vala a prendere, Siamo di nuovo in parità, grazie azione. Emre Can. vai. Attenzione Ozil, la mette Campagna verso indietro per Draxler. Draxler. Era una Germania palla sola, vicinissima tira al ancora, rilanciato 2-1. malamente sul fondo. Qui ha Facendo di sbagliato piazza la Buonaventura, partita, però chiede anche posizione Draxler l'ha sbagliata, evitando adesso ha di tirato una sprecare ciabattata. la uscita fuori una conclusione da. Palla in mezzo dopo un Attenzione. buon intervento. Finale Finisce qui il parezzo, primo dunque tempo di partita aperta. Italia-Germania Squadre che si stanno 1-1. Germania che era passata nutrendo in vantaggio con di Müller, poi iniziativa l'Italia ha pareggiato 10 iniziando minuti il dopo secondo. con Sì, il c'è bellissimo stato gol di un Immobile. sostanziale Finora si è vista miglioramento del un pochino gioco. di più la Germania. Scrisse Speriamo nel la secondo tempo difesa di alla conferenza dominare noi e dopo la vincere sconfitta. questo Va bene, mondiale. Ci diamo inizio del mese secondo tempo, impegnativo ragazzi. sicuramente. Secondo Via, tempo che batte aprirà l'Italia all'inizio l'Inghilterra del secondo stasera tempo contro della la finale dei Cipria. mondiali Italia-Germania, Seguiranno risultato che è altrettanti sull'1-1 partite con il nel vantaggio maggio della dove l'Europa Germania, valuta la grazie al gol Cipria di che Müller, chiede poi l'Italia ha l'adesione per pareggiato con il bellissimo l'azione gol di contro uno dei due Immobile. Ho nuovi visto le statistiche, riferimenti prima la Germania di 5 tiri, 3 in Polizia del porta, Calcio. l'Italia un tiro e un in porta, eh già. Florenzi. Guadagna metri verso Rugani. Buonaventura per Immobile, Immobile, poi palla Berberdi, verso Verdi, Verdi, Romagnoli. Verdi, ci hanno messo il piede Ettore, poi Verdi ha tirato e parata di Neuer. Lascia Stindl, Stindl, attenzione avanza, Stindl, la mette Candreva, verso Khedira, Chiellini tiro spinto murato da dal Verratti. difensore. Occhio Zeno Zil, Zil, Khedira, Khedira, occhio il al passaggio, sinistro, Rugani, palo! va il pallone Italia, dentro. Germania vicinissima, un'altra volta al vantaggio. Giorginio, Pallone il recuperato da filtrante è bello per Immobile, attenzione Immobile, Attenzione Immobile, Immobile, destro Rugani sulla giro, palla, fuori sfiora di la rete Immobile. pochissimo, Vincitore della fuori gara, di decisa dentro l'area, la pochissimo. palla non ha girato, non riesce. Ragazzi, facciamo un primo cambio. Allora, facciamo uscire Bonaventura, facciamo entrare Parolo, poi in difesa, vediamo un po', no, in difesa nessuno. Vabbè, per ora facciamo solo questo cambio. Se ne parolo, il Palla passaggio per lungo per Immobile, attenzione Immobile. Immobile, Immobile, Attenzione Immobile, Immobile, Neuer, rimbalzo mamma mia, sta facendo dentro. miracoli, sto crucco di merda. Ci sono metri a Attenzione, avanza disposizione. Verdi, Verdi, il cross, questa era mano, attenzione, Attenzione parolo, Rugani esterno all'avversario. dalla rete, però quella era Palla mano, dentro Ivanovic. quella era mano. Ragazzi, facciamo un secondo cambio, giochiamoci la carta cutrone. E speriamo che faccia casini. Cerca la sovrapposizione. Attenzione Verdi, 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 passaggio per Respalza Cutrone, l'attacco Cutrone, esterno. Cutrone! Recupera Neuer, Rugani. mamma mia, le Rugani sta si parando rimette per tutte, Parolo. tutte, che ha fatto? 23.000 Parolo parate? avrebbe una visione buona, ma solo
nelle intenzioni, palla che non ha preso il giro voluto, terminando la sua corsa lontana, lontana. Attenzione, ultimo attacco, Insigne, eh no dai, fammela continuare, arbitro stazione, vabbè. Finisce 1-1, però ci saranno i tempi supplementari. Batte la Germania all'inizio del secondo tempo di Italia-Germania alla finale dei mondiali. Ricordiamo il punteggio 1-1, marcatori per la Germania, Müller per l'Italia, Immobile. Attenzione, Stindl, il passaggio verso Müller, Müller! Mamma mia, ma che... Sono senza parole. 2-1 Germania, doppietta di Müller. Non ci posso veramente credere. Oh no. Non ci posso veramente credere. Ma guarda la difesa dove minchia sta. Rugani dove minchia sta. Si è spinto in avanti Rugani. Ma che cavolo ti spingi in avanti? Mannaggia a te, mannaggia. Guarda là, ma sono in culo a Buffone là con la gamba. A Müller ormai. Italia 1 e Germania 2. Attenzione Belotti, Belotti passaggio per Florenzi, Florenzi 2-2, 2-2, non molliamo mai, non molliamo mai, non molliamo mai, guardala tutta libera, era la stessa, era lo stesso gol della Germania del 2-1, questo qua, il gol dell'Italia del 2-2, Florenzi pareggia lui, 2-2, l'Italia non molla mai, al centesimo minuto ha segnato Florenzi. Attenzione, Verratti per Belotti, 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 la mette, Insigne, no, ma che... Ragazzi, sono stato, scusatemi, sono stato cretino io, devo tirare, devo tirare. Attenzione alla Germania con Gomez. Guarda lì che culo, Gomez, Buffon, il calcio all'angolo. Corner per la Germania alla fine di questo primo tempo supplementare. Attenzione il cross di Draxler, mamma mia, chi cavolo l'ha messa? Non so se Draxler l'ha battuta. Beh comunque, finisce qui il primo tempo supplementare della finale dei mondiali Italia-Germania 2-2. Müller ha riportato in vantaggio la Germania, un gol del 2-1, poi l'Italia ha pareggiato con Florenzi. Via, si parte con questo secondo tempo supplementare. Se dovesse finire così 2-2 ci saranno i calci di rigore. Attenzione, Cutrone, ruba il pallone. Il lancio, Belotti, Belotti dalla parte c'è, Insigne, Madonna, tira, sai! Parolo, Parolo, 3-2, 3-2, 3-2. 3-2 al 90, al 120esimo. 3-2. Ma che cazzo? Che è successo questo? Che fa le belle statuine qua, mamma mia, ma, guarda qui. Belotti, la vola si vede per Insigne, poi la mura un difensore della Germania, poi Belotti la passa indietro per Parolo, Belotti la passa indietro per Parolo che tira una fucilata, mamma mia, imprendibile questa per noi. Vai, valla a parare, crucco di merda, valla a parare, crucco di merda. Italia 3, Germania 2. E finisce qui! Finisce qui! L'Italia è campione del mondo! Batte in finale la Germania 3-2! Grazie alle reti di Immobile, Florenzi e Parolo che rispondono alla doppietta di Müller. Mamma mia! Che mondiale è stato, ragazzi! Che mondiale è stato! Mamma mia. Che mondiale è stato! Mamma mia! Complimenti a tutti! Vai, Buffon, valla alzare, anche se ti odio, perché sei andato a Parigi da GM, che forse potrei incontrare la Juve in Champions, vabbè comunque, non me ne frega niente.
vai a alzare questo mondiale. Magari fosse stato nella realtà il quinto mondiale dell'Italia, vabbè. E questo poi era stato anche, questo poi doveva essere anche l'ultimo mondiale di Buffon con l'Italia, vabbè, comunque non ce ne frega niente. Buffon alza al cielo di Mosca il quinto mondiale dell'Italia. Mamma mia. Complimenti a tutti, complimenti a tutti, complimenti all'allenatore, squadra, allenatore, cioè allenatore me, no Ventura, allenatore me. Complimenti a me, complimenti a tutti, complimenti alla squadra che ce l'ha messa tutta e alla fine ha vinto questo mondiale. Complimenti a tutti quanti. Ok, mamma mia. Saltiamo tutto e ci vediamo direttamente alla schermata del... Ecco, ed eccoci qui ragazzi, Italia campione del mondiale 3-2 contro la Germania in finale. Andiamo a vedere col qui tutto il tabellone dell'Italia che agli ottavi di finale ha battuto il Brasile 6-1, poi ha battuto l'Inghilterra 3-2 ai quarti di finale, poi in semifinale ha battuto la Francia 3-0 e poi in finale 3-2 la Germania dopo una partita incredibile. Contro le partite più facili sono state quelle contro Brasile e Francia, mentre quelle più sudate sono state quelle contro Inghilterra e Germania, finite tutte e due 3-2. E niente, comunque, con questa schermata, beh ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, commentate, iscrivetevi al canale, ma soprattutto a tutti i video, noi ci vediamo alla prossima!